Oroscopo del giorno, mercoledì 17 maggio 2023. Ariete. Amore, anche questa non sarà una giornata affatto favorevole per le emozioni e per i rapporti più in generale. Un mercoledì che potrebbe portare a delle discussioni poco piacevoli da dover gestire. Lavoro. Per questo mercoledì non ci saranno delle grandi notizie, perché purtroppo Giove non sarà in buona posizione per voi. Toro. Amore, riuscirete ad avere delle buone possibilità di vivere il vostro rapporto amoroso al meglio, grazie a Venere. Il pianeta favorirà anche i single e le loro nuove conoscenze. Lavoro. Con Giove in congiunzione riuscirete ad avere una buona giornata lavorativa. Gemelli. Amore. Una Venere che non vi bacerà troppo per quest'oggi. Però non è detto che per ogni tipo di rapporto ci saranno problemi e discussioni. Chi era già in crisi potrebbe avere un ennesimo battibecco, questo sì. Lavoro. Il sostegno attivo di Giove contribuirà in modo particolare al vostro operato professionale. Cancro. Amore. Bellissimo mercoledì di metà mese per voi. Vi ritroverete con una Venere in ottimo aspetto, pronta a favorire le relazioni sentimentali e i nuovi incontri dei cuori liberi che hanno voglia di provare delle emozioni forti e speciali. Lavoro. Le stelle vi sosterranno a pieno, anche professionalmente. Potrebbero arrivare risultati buoni e conseguenti soddisfazioni personali. Leone. Amore. La posizione contraria di Giove potrebbe un po' contribuire a portarvi una situazione poco piacevole in amore. Potrebbe essere davvero importante cercare di fare attenzione ai rapporti e non solo. Lavoro. Le difficoltà durante questo mercoledì potrebbero essere molte. I compiti saranno difficili e anche l'umore non sarà proprio al top. Vergine. Amore. Venere sarà in una posizione molto buona anche durante questo nuovo mercoledì del mese. Tutto ok, sia per chi è impegnato in una relazione sentimentale e sia per chi è solo e vorrebbe intraprendere una nuova conoscenza. Lavoro. La posizione di Giove sarà buona e continuerà a fare il suo corso sul posto di lavoro. Bilancia. Amore. Venere in opposizione continuerà a darvi del filo da torcere nel rapporto d'amore con la vostra dolce metà. Un mercoledì che non porterà belle emozioni, nemmeno perché single. Lavoro. La posizione di Giove per oggi sarà favorevole e potrebbero giungere dei risultati veramente fantastici, da ricordare. Scorpione. Amore, la passione di questo mercoledì di maggio sarà davvero alta e soprattutto tutta da godere con la vostra persona del cuore, che sia essa il vostro partner oppure una nuova conoscenza. Lavoro. Purtroppo la posizione contraria di Giove vi costerà parecchio in ufficio. Un mercoledì che non porterà delle grandi possibilità lavorative. Sagittario. Amore, per il giorno odierno ogni rapporto potrà vivere dei momenti di armonia e serenità. Però non si muoveranno delle grandi cose. Difficilmente ci saranno novità, ma potrete godervi quello che già avete. Lavoro. Presto arriveranno incredibili energie a darvi sostegno. Ora impegnatevi a dovere. Capricorno. Amore, anche per oggi ci sarà una opposizione del pianeta dell'amore da dover contrastare. Potrebbero esserci discussioni accese e complicazioni per i rapporti, sia quelli amorosi che quelli di nuova conoscenza. Lavoro. Notizie buone potrebbero giungere sul posto di lavoro durante questo mercoledì del mese. Acquario. Amore, potreste avere un po' troppi pensieri e preoccupazioni, e per questo anche la vostra vita di coppia potrebbe risentirne. Meglio attendere giorni migliori per godersi la serenità insieme al partner. Lavoro. È proprio da qui che partiranno i problemi e i pensieri. Le stelle non saranno affatto favorevoli. Attenzione. Pesci. Amore. Una Venere tornata dalla vostra parte riuscirà a farvi vivere una emozione in più con il partner o con una conoscenza nuova se siete soli. Un mercoledì che potrebbe persino sorprendervi in amore. Lavoro. Le nuove opportunità professionali saranno favorite dalle stelle. Molto bene, sia Giove che Mercurio. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace.
Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.